Spinone al Lago si trova sulla destra idrografica del lago di Endine, in Val Cavallina, in provincia di Bergamo, nella regione Lombardia. Adagiato sulle sponde del lago, è uno dei centri lacustri più frequentati della Val Cavallina settentrionale. La Val Cavallina è una valle che va da Trescore Balneario a Endine Gaiano, segnata dalla presenza del fiume Cherio che esce dal lago d'Endine. La ciclovia che la attraversa si sviluppa quasi completamente a fianco del fiume, per poi raggiungere Endine Gaiano lungo le rive del lago. Essa è inserita nel notevole progetto che dovrà collegare Milano a Monaco di Baviera. Nei pressi del castello di Monasterolo propone agli escursionisti l'alternativa di percorrere la pedonale che si sviluppa da Spinone al Lago fino a Endine Gaiano, seguendo il percorso che si snoda lungo la sponda orografica destra del lago, in un ambiente affascinante e ricco di una vegetazione particolare e variegata. Spinone offre a monte del lago interessanti sentieri, percorsi anticamente dagli abitanti per scambi commerciali con le valli confinanti. Si tratta della strada degli Asini e del sentiero della Valle del Tuf, che collegavano Spinone con Bianzano. Sono escursioni di particolare pregio per scoprire le varietà morfologiche e naturalistiche del territorio. La suggestiva Valle del Tuf, poco distante dall'abitato, è ricca di sorgenti di acqua sulfurea molto rinomata per le sue qualità terapeutiche, tanto che il comune, fin dalla fine del XIX secolo, riservava alla popolazione il diritto di trasportare acqua agli ammalati dietro ricetta del medico e di berla alla fonte spinosa gratuitamente. Dal 1982 attorno a questa fonte è stato attrezzato il parco detto Fontanino degli Alpini, dove, oltre ad attingere comodamente l'acqua della fonte spinosa, si può proseguire lungo il percorso fino a giungere nei pressi della bella chiesa gotica di Santa Maria Assunta di Bianzano. L'altro percorso proposto, la strada degli Asini, fu realizzato verso la metà del XIV secolo. Parte nei pressi della piazza Valzelli. Conserva ancora il selciato e i muri realizzati a secco. In breve si raggiunge il castello di Bianzano, con notevoli scorci sul lago e sui panorami della Val Cavallina settentrionale. Il lungolago è un'ambita meta turistica. Esso può offrire al visitatore la pratica di attività sportive quali pesca, come il cap fishing, escursioni in barca a remi, windsurf, canoa e trekking. Offre un ambiente piacevole e ricco di opportunità con i suoi parchi a lago e le strutture ricettive attrezzate per le soste dei turisti. Notevoli sono gli eventi sportivi che si svolgono durante l'anno, dalla Maratona dei Castelli fino alla tappa bergamasca del Campionato Nazionale di Triathlon. Altre manifestazioni sportive di intrattenimento attraggono un pubblico nazionale ed internazionale. Da non perdere, poi, sono le degustazioni dei prodotti tipici e dei piatti tradizionali che possono essere assaporati o acquistati nelle varie attività produttive e ricettive del territorio o durante gli eventi enogastronomici proposti ai turisti. Sono da degustare le varie produzioni tipiche della Val Cavallina, le produzioni d'eco dei Colli di San Fermo e della tradizione locale nei numerosi ambienti ricettivi del territorio. Luogo ideale per una pausa all'insegna del relax e dello svago, Spinone al Lago offre un ambiente piacevole, immerso in un contesto naturalistico affascinante.